Ehi là gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati dopo un po' di tempo su Minecraft. Allora, questo per chi non lo sapesse è praticamente il primo gioco che ho portato su questo canale. Ed è assurdo per me vedere che ancora oggi nei commenti dei miei video ci sono persone che me lo continuano a chiedere. Siccome il mio canale si sta indirizzando verso il mobile gaming, l'avrete notato, cioè quelli sono i giochi che porto, l'avevo un pochettino accantonato, ve lo dico onestamente, perché non reputavo comunque sia Minecraft Pocket Edition ai livelli del computer. Beh, dopo aver visto quest'ultimo OCN update, le ottimizzazioni dei mondi eccetera eccetera, e anche la possibilità di giocare dal tablet, che comunque sia è un pochettino più performante del vecchio telefono, ragazzi, voglio provare, e anzi ho già provato, ho fatto un mondo di test e devo dire che è cambiato completamente. Sto rivalutando Minecraft Pocket Edition. Quindi oggi ve lo propongo così, ragazzi, con questa chiave completamente nuova da PC a mobile. Lo so, è molto sconvolgente per chi seguiva il vecchio mondo di cubi, ma dateli una possibilità, ok? Dateli una possibilità. Quello che sto creando in questo momento, lo sapete, potrebbe diventare un mondo storico come quelli delle vecchie stagioni. Ci sono un sacco di cose, vedete, possiamo addirittura sceglierci il bioma se vogliamo, ma in realtà io voglio che sia tutto più naturale possibile. Un mondo di cubi, modalità sopravvivenza, crea. Il resto lo facciamo noi. No, comunque sia, sono stato veramente piacevolmente sorpreso da tutto. Tutto quello che c'è stato in questo update, ci hanno lavorato veramente molto e secondo me ne potremmo vedere delle belle. Cioè, ragazzi, già vedete che è super fluido, cioè vedete che è super fluido. E proviamo. Allora, già qua vedo pecore, una caverna, dell'acqua, tante cose molto molto interessanti. L'acqua ovviamente è cambiata molto da come la conoscevamo noi, quindi dovremmo imparare di nuovo su questo giochino. Allora, facciamoci le nostre tavolozze, facciamoci la nostra crafting table. Vabbè ragazzi, qua penso che ormai lo sapete meglio di me. Io l'approccio che do a questa serie non è quello che magari do alle altre, dove sto a spiegare cose. Qua vado un pochettino più spedito. Diciamo che si suppone che chi guarda i miei video sappia già qualcosa in più. Ok, qua usiamo l'acqua per scendere giù. Tac, ci sono già dei mostri, delle robe brutte, cattive? No. Molto bene. Vedete, io non sto neanche a fare gli utensili in legno, faccio direttamente quelli in pietra, come sicuramente faranno molti di voi. Però mi rendo conto che è passato tanto tempo, quindi c'è sicuramente qualcuno che di Minecraft non sa nulla. E ci sta, per carità. Però secondo me può piacere veramente a tutti, perché nella mia serie di Minecraft si riprende molto dagli episodi precedenti. Cioè, io in ogni episodio vado proprio a far vedere comunque sia quello che si è perso lo spettatore il giorno prima. E secondo me si può coinvolgere meglio la persona. Allora, facciamoci un po' di robette. Ok, ho già visto che abbiamo del ferro qua. Mi ci devo anche abituare un attimino ai comandi, se devo essere sincero. Ok, è così. Ok. Insomma, partiamo subito con un po' di ferro e un po' di carbone. Non si vede una ceppa, quindi se mettiamo una torcia, ecco, non sarebbe male. Se vogliamo fare proprio i professionisti, ragazzi, guardate cosa faccio. Metto qua già il ferro e il carbone e mi sparo subito un bel piccone di ferro e delle cesoie, magari così prima che arriva notte vado a tosare le pecore. Guardate, le pecore vengono da me direttamente, cioè altro che andare dalle pecore. Eccole qua le cesoiazze, andiamo a tosare quelle belle pecorelle. Tac, abbiamo già la lana sufficiente per il letto, così con una pecora sola. Ecco qua, abbiamo già anche il lettino. Quindi io mi fionderei subito con una piccola esplorazione di questa zona. Ok, qua si esce anche direttamente. E se si improvvisasse la casa nella caverna? Assolutamente no, là c'è una pianura che proprio va esplorata. No, no, casa nella caverna no. Sarò sincero, non ho ancora un'idea definitiva di come fare la casa, ragazzi, perché mi sono premesso di vedere il mondo, come si generava, e poi capire un pochettino quali erano le possibilità. Ho tante idee in testa, ma non so quale scegliere. Diciamo che in questa serie, sempre per chi non la conosce, forse esce molto il mio lato creativo delle cose. E per tutti quelli che magari
odiano Minecraft e magari sono finiti su questo video, dico: calcolate che se non fosse per Minecraft non ci sarebbe proprio il canale, probabilmente, perché è proprio Minecraft che mi ha ispirato. No, ma guardatelo, un pesciazzo! Fermati, fermati che ti devo ammazzare, zio. Vieni qua, dove vai? Manco sono buono a farti fuori. Ok. Vabbè, insomma, così abbiamo pure il cibo. Abbiamo cavalli, abbiamo ragni. Sì, sì, sta facendo notte, dovrei dormire. Abbiamo un sacco di roba, ragazzi. Ma vediamo un po' sta zona. Qua abbiamo una taiga senza neve. Di qua invece abbiamo un bosco. E di là abbiamo un villaggio, ragazzi. Subito così. Molto bene, ragazzi. Mi sa che là andremo a chiudere il video. Eh sì, perché credo che questo qua sia il punto migliore per dire che siamo sopravvissuti in pieno. Sì, infatti abbiamo anche già le carote, che poi in realtà sono patate, ma va bene, ferre. Fatemi solamente vedere una cosa. E ragazzi, veramente mi sono innamorato. E se mi dici di sì, si può scambiare con i villager. Va bene. Va bene, sei mio. No, 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 ti prego. Ti prego, ti prego, ti prego. Ragazzi, mamma mia. No, vabbè, ciao. No, vabbè, ciao, grazie mille. E insomma, questo, ragazzi. L'hype c'è, la voglia c'è, le idee ci sono, ma voglio sapere com'è il vostro feedback. Voglio sapere se dopo tutto questo tempo c'è solo più gente che lo chiede Minecraft o c'è proprio gente che lo vuole vedere e gente che è gasata con questo video. Quindi spaccate il tasto di mi piace, ragazzi, e vediamo cosa succederà. Noi ci becchiamo sempre domani, sempre alle 5, sempre con un nuovo video. In descrizione tutti quanti i social, soprattutto Instagram è importantissimo se volete restare aggiornati su tutto, e il sito per le magliette. Ragazzi, noi ci becchiamo domani. Un salutone e ciao!